stata un'esperienza molto, cioè talmente altro, dove ho sentito, ok, qui sono a casa, qui sono a casa. Si è aperto un mondo. Evidentemente ha degli effetti sorprendenti. La certezza e la serenità di aver aggiunto un valore alla nostra vita. La musica è il mezzo. Vengo e mi ritrovo in un fine settimana in un contenitore che io paragonerei a un baule del tesoro. Quando uno lo apre trova dentro tutta una serie di gioielli, di scatoline che non pensava di avere. Un po' come il giorno di Natale andare sotto l'albero e trovare tutti i regali che aspettavano soltanto di essere aperti. Abbiamo giocato, abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo riso, pianto anche tanto. Un pianto appunto che purifica, che libera. Catalizzatore, cioè un elemento fondamentale, ti consente di fare dei progressi, dei passi che solo con la riflessione e la meditazione dici poco dire solo, no? Cioè tanto non arrivi fin lì e non ci arrivi così rapidamente, così profondamente. Perché in questo contenitore dove il caso gioca un ruolo che parrebbe marginale, ma in realtà gestisce tutto il percorso, ogni partecipante diventa uno specchio degli altri in questa unità frammentata e ci dà la possibilità di vedere in maniera molto divertente, seppure anche incredibilmente profonda, parti di noi che normalmente non sono in grado di comunicare una con l'altra, che si dicono delle cose, spiazzando completamente la razionalità e dandoci degli spunti che altrimenti fuori da qui non avremmo. È un po' come le costellazioni, fatto però con l'aiuto della musica, che fa sì che ti porti ancora più dentro. La musica ha permesso a me di fare un'esperienza particolarmente profonda, non passando dalla mente. E senti che quella musica è tua. Sei tu che suoni. Però ci va una musica di un certo tipo e ci va un Alessandro di un certo tipo, sono fondamentali. Non basterebbe un pianoforte qualunque, non basterebbe una persona qualunque. Va detto, è il nocciolo della questione è lì. Alessandro ha iniziato a suonare e io sono entrata in quello spazio psichico, la persona che interagiva con me, senza conoscere nulla e senza contatto verbale, ha immediatamente risposto in maniera molto coerente. Come neuroni o sinapsi di uno stesso cervello. E alla fine poi ti rimangono tutte queste domande, queste risposte e il gioco poi di metterle ancora insieme. Abbiamo potuto tornare a casa sereni. Sicuramente non sono quella che è entrata qui venerdì. Mi sento più felice. Un viaggio nell'amore. Vale la pena di andare, vale la pena di vivere un'esperienza del genere, però non ti racconto niente, come i buoni thriller, no?